Benvenuti a tutti, Shalom, benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento dei valori ontologici della vita cristiana, proprio partendo dalle radici ebraiche. Ecco, stiamo esaminando il triplice battesimo di acqua, di fuoco e appunto di cranio. Ecco, vediamo adesso il passaggio, abbiamo visto il passaggio al battesimo di fuoco, dopo aver affrontato la prova, ecco Gesù. Viene condotto adesso nella sua vita pubblica dallo Spirito, guidato dallo Spirito Santo. Gesù, dopo il suo battesimo d'acqua, viene condotto in questa matrice di fuoco che sarà appunto la sua vita pubblica fino alla morte in croce. E inizia a verticalizzare la sua umanità proprio iniziando a chiamare i 12 apostoli. Prega il Padre finché egli, ecco, possa chiamare con la grazia di Dio appunto i 12 apostoli che rappresentano un po' le 12 vertebre del corpo adamitico. In mezzo ai 12 Cristo un po' è il tredicesimo, o meglio è l'uno in mezzo ai 12, poiché egli è l'Echad, uno, che infatti Echad ha come valore numerico 13, e anche il termine amore ha valore numerico 13. Cristo è un po' l'immagine di Dio uno nell'amore, che assumerà nella matrice di fuoco tutte le morti e risurrezioni di questa umanità e che saranno appunto i nostri incontri con i demoni del nostro inconscio, che sono le nostre passioni, sono le nostre, ecco, peccati, che sono come conseguenza poi portano anche alle malattie. I primi discepoli che chiama sono appunto pescatori, perché ogni uomo è chiamato a entrare nelle acque torbide del nostro inconscio per gettare l'amo verso i nostri demoni interni, sottrarli quindi al Satan nemico e trasformarli in punti di luce e di informazione. L'elezione degli apostoli è opera del Dio che arpiona il nostro lato. Ricordiamo che la lettera Tzade ha un po' rappresenta il braccio, il lato, e quindi Dio che arpiona l'altro lato femminile. Ricordiamo che lato, abbiamo visto già in Genesi che è Tselah, l'altro lato femminile, per sposarla fino appunto alla croce, che è appunto anche questo termine in ebraico inizia con Tzad, cioè Tselav. La profondità massima del lato ombra è proprio la croce, e per poter poi giungere chiaramente alla risurrezione, alla sposazione con Dio. Tutte le nostre passioni peccaminose, gelosia, invidia, possesso, che Gesù incontra tra gli uomini, sono tutte queste energie non sposate dell'Adamisha, che con il gruppo appunto dei dodici cercherà di integrarle indirizzando verso l'amore di donazione, l'amore oblativo. L'inizio della vita pubblica di Cristo inizia proprio a Cana di Galilea. Infatti, proprio a Cana di Galilea viene celebrato un matrimonio. Questo matrimonio esterno non è altro che segno del nostro matrimonio interiore, del nostro entrare nella matrice di fuoco. Infatti, l'acqua, in primo miracolo, viene cambiata nel vino. E quel vino poi rappresenta il vino della gioia, dell'amore, delle nozze, che poi l'inizio del battesimo di sangue che avverrà appunto sulla croce, in cui invocherà lo Spirito Santo sul mondo. Questo matrimonio esterno, essendo il nostro matrimonio interiore, Cana rappresenta un po' il contrappunto dell'omicidio di Caino. Ricordiamo che il termine Caino, Canò, che deriva dal verbo Canò,
si accomuna con il termine kana, che significa appunto acquisire, mentre Caino si trova nell'illusione di aver acquisito la dimensione divina mediante la spada omicida, a Cana i due sposi iniziano a costruire invece la spada interiore. Essa viene forgiata proprio nella matrice di fuoco, la quale è lo spazio in cui l'uomo rinuncia alla sua umanità egoista per dirigersi verso quella grazia che sola può ricevere da Dio. L'uomo dunque deve lasciar macinare questo suo ego come il chicco di grano che passa dall'acqua e dal fuoco per diventare pane di vita, che dà nutrimento. Inoltre, l'uomo dovrà incontrare i suoi demoni interiori, le sue passioni, le sue paure, per sottrarre all'attività del Satan e rivolgerle, capovolgere in luce di informazione, in luce di grazia. Quando invece non si entra in questa matrice di fuoco, non si lascia salva, non ci si lascia più, in un certo senso, salvare da Gesù. E allora non ci si lascia più, ecco, non ci si lascia battezzare dal fuoco dello Spirito di Gesù. Allora si è costretti, dopo la morte, a sperimentare purtroppo, ecco, una seconda morte, quello dello stagno, di fuoco. In questo battesimo invece di fuoco, tutti quanti dobbiamo sperimentare, invece si fa esperienza del sacrificio. È importante questo perché il vero battesimo di fuoco è proprio fare l'esperienza del sacro, che poi da questa parola appunto deriva la parola sacrificio, cioè del fare il sacro. Che significa il fare il sacro? È proprio di far crescere il figlio Gesù in noi, colui che è morto e risorto per noi, per far proprio diminuire noi stessi e far aumentare, come diceva il Battista, il Cristo. Il termine sacrificio in ebraico è korban, che si avvicina al termine karev, che appunto in ebraico è vicino, cioè vicino dove? Vicino alla parte più intima di noi stessi, in cui si trova il nucleo dell'essere, il santo nome. Inoltre, l'inverso di korban o kareb, naturalmente, è barak. Se noi facciamo l'inverso delle lettere, barak, che significa appunto fulmine, brillare, composto da bar, che è il figlio, legato per mezzo della lettera kof, che è il cordone ombelicale, al padre. Il sacrificio dunque fa crescere il figlio nella intimità con il padre e fa integrare quella parte malata del nostro io per rivoltarla in punto luce. Nella sua vita pubblica, Gesù quindi affronta questi demoni attraverso tanti ammalati. Lui affronta malati psichici, fisici, spirituali, ma che significano un po' affrontare le varie passioni che ci dominano. Affronta per esempio il leone dell'orgoglio guarendo la lebbra, perché lebbra in ebraico è sechin, simile a sechesh, oppure ridà la vista al cieco, ridare la vista al cieco, che in ebraico è iver, che è pronunciato ur, e a risvegliare, risvegliare ciò che è compiuto, ra. Egli oppure perdona la donna adultera, che in ebraico la prostituta è Kedushah, è praticamente, scusate, è Kedeshah, che rivolgendo le sue energie a servizio della santità di Dio diventa appunto Kedushah, stessa parola. Quindi ogni infermità è assunta dal Cristo. Infatti, lui è il figlio dell'uomo che si è caricato delle nostre malattie, delle nostre infermità, per trasformarle in luce di grazia per una terra nuova. Gesù dunque entra nelle nostre morti, di cui le morti, per esempio, delle fanciulla, del figlio della vedova di Nain e di Lazzaro sono figura. Ecco, Gesù viene ad attraversare le tenebre di questa umanità nei differenti livelli di profondità, portando che cosa? Il fuoco dell'amore divino, che poi arriverà fino nelle profondità degli inferi, schiacciando la testa al capo di queste passioni, di questi demoni, che è appunto il Satan. Il passaggio dalle tenebre, dunque, alla luce, nell'opera di compimento della matrice di fuoco, costituisce appunto l'albero del costruisce appunto in noi l'albero della conoscenza, il suo frutto in ogni stagione, nella dinamica appunto delle mutazioni di morte e risurrezione.
Questo frutto è un frutto di purificazione e acquis fa acquisire ad ogni uomo quella conoscenza, ecco l'albero della conoscenza, fa acquisire quella conoscenza che sa vedere i suoi demoni, sa vedere il male che sta in noi, ecco l'albero della conoscenza del bene e del male, fa vedere i suoi demoni, i suoi mali per nominarli e rivoltarli da pelle che costituisce la nostra condizione umana in luce, da uomo animale a uomo di luce. Infatti in ebraico pelle è lo stesso termine or, solo con la lettera ain. Ecco, lo dobbiamo con la grazia di Dio trasformare questo uomo di carne, questo uomo di pelle, questo uomo animale, lo dobbiamo trasformare con l'aiuto di Dio in Cristo in uomo di luce, quindi togliendo la ain aggiungiamo la aleph e abbiamo or, che è appunto luce. Questa conoscenza dunque si scrive in ogni cellula del nostro corpo. La nostra pelle un po' rappresenta un po' tutto il nostro corpo in un certo senso, quindi questa conoscenza deve penetrare ogni cellula del nostro corpo, che è memoria. Ogni cellula memorizza e a poco deve rivelare quella carne verbificata, cioè la nostra carne deve assumere la forma divina del santo nome rivelata a Mosè sul Sinai. Quindi sempre più entrando in questa matrice di fuoco, entriamo sempre più nel mistero di Cristo morto e risorto, che appunto avrà il suo culmine sulla croce, che assumerà in toto questo battesimo di fuoco. Ci introdurremo nel battesimo di cranio. Proprio col battesimo di cranio si ha la completa effusione dello Spirito che poi gli apostoli riceveranno appunto il giorno di Pentecoste. Bene, alla prossima. Shalom a tutti.